Benvenuti o bentornati amici della bilancia, qui è Karma Rosso. Dunque, questa è la lettura per il 2020. Abbiamo qui 12 mesi, delle carte che riassumono le energie ogni 3 mesi per darci un po' l'andato generale. Qui abbiamo le difficoltà. Infine andrò a svelare all'ultimo l'energia proprio generale di tutto l'anno, che può essere rappresentata da una pietra, da una gemma che c'è qui. E poi il messaggino dalle guide per il vostro 2020. Dunque, cominciamo. Allora, partiamo con un gennaio stanco, ma anche di ripresa assieme. Adesso io non ho fatto le letture per dicembre per vedere che cosa accade, però sicuramente qualcosa deve essere accaduto o sta per accadere, perché questa è una carta che per me di solito rappresenta il cadere stremati, l'essere stanchi di portare pesi sulle spalle, che siano responsabilità, che siano opinioni altrui, che siano ferite che qualcuno ci ha inferto. Qualunque sofferenza sia, è troppa. Ci toglie energia, ci fa cadere a terra e non vediamo l'ora di togliercela. Infatti porta con sé questo già il seme per ciò che accade in febbraio, e cioè effettivamente questi pesi noi ce li togliamo di dosso e sicuramente hanno a che fare con, io credo, una storia di abbandoni o di rifiuti. Sento che non è una situazione che concerne solo dicembre, ma dicembre è il culminare di una situazione che perdura da un po' di tempo. A gennaio c'è questa stanchezza definitiva, questo bisogno di cambiare, di guarire, e a febbraio effettivamente c'è una forma di guarigione perché vi allontanate, dalla fonte del dispiacere e correte veloci verso il riprendervi, no? C'è marzo poi, e marzo è veramente un mese, credo, in cui vi prenderete cura di voi stessi e inizierete a sentire un po' di più quella sensazione di sollievo, perché il peggio è passato, le cose sono state messe in chiaro e quindi è il momento di rinascere, è il momento prima di tutto di prendersi cura di se stessi, come dicevo, probabilmente avete anche vicino qualcuno con cui farlo, che sia un amico, un ambiente lavorativo favorevole, qualunque cosa sia, c'è un ambiente che vi permette un po' di leccarvi le ferite e di sentirvi più leggeri, riuscire a guardare avanti. Non c'è più l'insonnia che c'erano magari nel primo mese, primi 2 mesi dell'anno. C'è una ripresa. Una ripresa che va molto più che bene quando arriva aprile. Perché ad aprile credo che questo rinnovato equilibrio, ok, che c'era per marzo, vi darà l'opportunità di realizzare quale sia uno dei progetti di vita che avete, uno dei vostri sogni o un desiderio semplicemente, qualcosa che ha sicuramente a che fare con chi siete voi come persona e come anima. E allora cominciate a rielaborare, no? Questa rielaborazione porta a maggio dove comunque c'è un po' di confusione, c'è un po' di forse anche di sfiducia, un po' di indulgiare troppo nel pensare, è una cosa che purtroppo il bilancia tende a fare, dico purtroppo perché va a finire di solito che si svena a cercare di trovare il punto di incontro su tutto, ma sappiamo che la vita non è fatta di situazioni perfette e quindi diciamo che in questo senso il bilancia rallenta a se stesso, infligge a se stesso una pena di cui non ha assolutamente bisogno. E infatti poi a giugno ci impone nella vita del bilancia la necessità di fare una scelta, no? Che sia verso una direzione o verso l'altra, l'importante è muoversi perché finché si sta fermi, al di là del ristagno, si sta nella sofferenza. Quindi diciamo che in questa seconda manche di 3 mesi entra una nuova energia nella vita del bilancia, e però entra anche il dubbio o i dubbi conseguenti a questa nuova realizzazione di se stesso. Credo
Credo che questo abbia a che vedere con il fatto che vanno smantellate delle cose che nella vita sua erano viste come una garanzia fino ad allora, o come un supporto, o come casa, come sicurezza, insomma, in generale era una struttura che alla luce dei nuovi risvolti, alla luce delle nuove consapevolezze, vanno cambiati. Arriva luglio. Luglio è un attimo un momento di equilibrio. Credo che per chi sta cercando collaborazioni a livello lavorativo artistico, per chi cerca un compagno fedele con cui costruire o comunque amicizie, dei circoli, ecco, anche di amicizie giuste, questa opportunità viene offerta a luglio. Ad agosto si comincia finalmente a mettersi sul pratico, a rielaborare. Però, ahimè, come dico sempre io, magari le cose andassero dritte subito. Quindi potrebbe esserci un cambiamento sul lavoro, sulla maniera in cui si portano avanti i soldi e gli introiti nella vita. Potrebbe esserci, un calo magari per chi è in proprio. Potrebbe esserci la necessità di risistemare un po' le proprie valenze all'interno del mondo del lavoro e quindi in questo senso c'è un po' di rallentamento. Non vedo niente di terribile perché poi arriva settembre e c'è una carta molto bella, che per me è la carta proprio della felicità, non è la serenità, la felicità mi viene ripetuta due volte sulla stessa cosa, due mazzi diversi. Per cui è la conclusione felice, il vissero per sempre felici e contenti dopo una serie di vicissitudini pesanti, no? Di sfide, ecco. E arriviamo a ottobre con un'altra carta molto bella, quindi per chi ha trovato un'unione o un lavoro diverso, ha iniziato un progetto, c'è un innalzarsi di questa energia, c'è un raggiungere un livello, che sia un po' più ufficiale, quindi qualcuno magari ufficialmente, diventa, fidanzato, convivente, compagno, compagna, quello che è, oppure inizia veramente a fruttare quel progetto su cui ci si era messi, quindi c'è una soddisfazione personale profonda. Ad ottobre c'è un momento di stasi, nel senso che quel che si è fatto non poteva essere fatto meglio, però ciononostante il bilancio vorrebbe un po' di più, o forse vorrebbe andare più veloce, o forse vorrebbe che le cose fossero fatte solo e esclusivamente secondo la sua ottica. Però è una questione qui di non mollare e di continuare a perseverare, di trovare la strada giusta, di ascoltare molto i propri sentimenti che durante quest'anno sono stati, diciamo, il viaggio principale, no? Il resto, nei vari settori della vita erano più che altro delle dimostrazioni di quell'energia principale che erano i sentimenti. A dicembre si chiude l'anno con la chiusura anche delle difficoltà, il bilancio può lasciarsi dietro. Questa sensazione di aver faticato molto, ecco, dall'inizio alla fine, di aver vissuto molto, lo vedo abbastanza spavaldo, non ha problemi di autostima o problemi di qualunque tipo, però posso dirvi una cosa, che potrebbe esserci un rientro di denaro, nonostante tutto, e per alcuni, e lo dico proprio perché ho due carte molto specifiche, qui abbiamo l'otto di coppe, e il 10 di denari, unite così, e proprio mi parla di un lutto che porta un'eredità. Quindi, o c'è una chiusura di una fase della vita che comunque porta il suo profitto e lo porta in maniera duratura, o per alcuni significa anche sistemare i propri problemi o la situazione anche attraverso una morte che, nonostante sia comunque un evento per definizione triste, dà la possibilità attraverso il rientro economico dell'eredità di sistemare tutto quanto. Ora andiamo a vedere l'energia generale sotto cui può essere raccolta tutta questa informazione. Allora, per voi c'è la rodocrosite. Rodocrosite. Ripeto, non è che adesso dovete andare a comprarla o lavorarci o niente di che. È semplicemente un'energia che riassume il vostro percorso per questo anno. Allora, dice, giù in fondo, dentro di voi, vi sentite allineati, in equilibrio. Ma siete sicuri che sia così? Perché raschiando più in fondo vi accorgerete di sentirvi alienati, non amati e non apprezzati. Potrebbe esserci una storia alle vostre spalle di abusi emozionali o sessuali,
che creano un disagio, disagio inteso anche come malattia fisica, signori. Oppure potrebbe, mamma mia, potreste aver usato in maniera non propria il vostro potere sessuale o potreste aver paura del vostro potere sessuale e questo in relazione a delle esperienze che avete già vissuto in passato. Che cosa significa? Allora, vabbè, sulla parte degli abusi non c'è bisogno di spiegarsi, però sulla parte della paura o dell'averlo usato male, attenzione perché spesso il sesso è una fonte di legame energetico con persone da cui sarebbe meglio veramente non avere a che fare, quindi io non dico astenetevi completamente dal sesso anche con persone che non conoscete o sesso fine a se stesso, però attenzione con chi lo fate e con chi vi legate. Anche una cosa da una notte è sufficiente per creare un legame negativo, quindi attenzione. Aprirò un giorno un discorso su questo, avevo già pensato di farlo, tra l'altro. Potrebbe anche essere invece che tu stia reprimendo qualcosa che non vuoi affrontare, come paranoia, paure irrazionali e emozioni che non riesci ad accettare. C'è bisogno invece che tu le riconosca per trasformarle, perché se noi le neghiamo non trasformiamo proprio nulla, no? È il momento di cambiare ed è il momento di cambiare soprattutto prospettiva. Inizia a cercare quei doni che puoi ricavare dalle tue esperienze piuttosto che vederne solamente gli effetti negativi. Cerca di capire se quello che ti è stato insegnato in gioventù è ancora rilevante per la persona che sei oggi. Qui un suggerimento a lasciare andare soprattutto il risentimento dal vostro cuore, se volete avere la possibilità di ricreare un senso di equilibrio e di benessere anche fisico. Perciò vi verrà insegnato in qualche maniera in quest'anno l'amore incondizionato e come esprimerlo con compassione. Ovviamente la compassione va in ambo i sensi, verso noi stessi prima che gli altri, ok? Vediamo le vostre guide che cosa vi dicono. Hai investito le tue energie in maniera saggia, abbi pazienza e attendi per il momento del raccolto. Cerca di revisionare i tuoi progressi e fare piani poi su quello che sarà il tuo prossimo percorso. Quindi vedete, vi si dice l'anno è alla fine una serie di spunti alla riflessione su probabilmente quelli che sono stati gli anni precedenti, le esperienze precedenti. E quindi ricordatevi sempre, l'ho già detto ad altri segni, ma lo ripeto anche a voi, perché lo so che magari vi perdete in congetture, quello che vi accade non accade a voi, accade per voi, ok? Anche, soprattutto le cose negative, dovete viverla in questa maniera. Allora, questa era la vostra lettura, casomai ci ritornerete più avanti se ne sentite l'urgenza. E io intanto vi abbraccio tutti quanti, vi auguro comunque un ottimo 2020, tante belle cose, qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!